ちょっとチャッティー。今回は前回の動画に引き続き、ここイタリアアブルト州のジュリアノーバに来てます。で、イタリオさんに料理を作ってもらいます。うん、こんにちは。こんにちは。すごい。sono Dario,、mm-hmm. sono lo chef amico di Giovanna、mm-hmm. e oggi prepareremo la chitarra, un tipo di pasta tipica abruzzese con i prodotti che Giovanna ha raccolto nel suo terreno、mm-hmm. Che sarebbe? Che sarebbero zafferano, perché l'avete raccolto questa mattina、mm-hmm. e questo naturalmente è essiccato、mm-hmm. poi c'è della farina di semola、mm-hmm. La farina di tipo zero、mm-hmm. bianca, delle uova di quaglia.Noi siamo pronti per realizzare la pasta. A posto di uovo di quaglia, si può usare uovo di gallina normale? Sì, sì, certo. Possiamo adoperare qualsiasi tipo di uovo, quelli di gallina naturalmente. Oggi ho questa hanabira, io rino decoration per scegliere. Ok, allora innanzitutto mettiamo le farine a fontana. Facciamo la fontana ben larga.Ok, mettiamo all'interno della fontana, mettiamo l'infuso di zafferano e mettiamo anche dello zafferano tritato, quindi. Lo zafferano, sì, sì.Deve essere abbastanza dura perché noi dobbiamo passarlo sia a questa macchina che anche a quest'altra. Questa è proprio una macchina tipica proprio abruzzese. Questo? Sì, sì. Si realizza ancora come 200 anni fa con questo tipo di strumento che si chiama chitarra. Chitarra perché suona come se fosse uno strumento musicale. Tutto niente, ma ne vuole. Soffrano il mio occhio. Sì, si vede anche il colore. In alternativa possiamo sostituire la pasta fatta fresca con una pasta...Spaghetto. Adesso devo stendere il pasto, quindi tagliamo delle piccole porzioni, schiacciamo un po' e poi le passiamo alla macchina. Posso provare? Sì, ok. Allora, piano piano. Piano piano. Ecco. Oh, ちょっとずつ伸びてきて。Oh.Un po' di... La pasta sta diventando liscia. Liscia, sì. Ok. Naturalmente la cucina giapponese con la cucina italiana si somiglia per la sua leggerezza, perché si utilizzano comunque dei prodotti più salutari. Tant'è vero che siamo i popoli più longevi. Sì. La Mediterranea, mentre voi con la vostra cucina, che siccome non è grassa, è più leggera, viviamo più a lungo.サフランはカロテノイドのビタミン A やサフラナールという成分を含んでいて抗酸化作用があるサフラナールはまあアンチエイジングだったり生活習慣病の予防にもなるんです非常に体が良くて皆さんサフラン使ってみてください Adesso facciamo la pasta con la nostra chitarra dobbiamo mettere la sfoglia di pasta su strumento poi dopo fermare le puntePoi piano piano bisogna schiacciare oh. e abbiamo la nostra chitarra yeah. adesso prepariamo la salsa lo facciamo condella cicoria selvatica che Giovanna ha raccolto nel suo terreno, della cipolla tritata, della zucca, la crema di zucca, della salvia e facciamo un pesto con le nocciole. Quindi lo mettiamo dentro il nostro mortaio e dobbiamo schiacciare con forza. Questo lo puoi fare tu. Con forza, con forza. Nocciola.Che dici? Schiaccio di più? Sì. Ti sei staccato? No. Adesso andiamo alla cottura. Mettiamo a bollire dell'acqua, ci mettiamo del sale. Dopodiché mettiamo a scottare
la cicoria selvatica. Dare dell'olio, una padella, la cipolla tritata e facciamo rosolare. Rosoliamo la cipolla, poi aggiungiamo le nostre nocciole tritate, scoliamo la cicoria. Adesso facciamo la crema di zucca, mettiamo dell'olio, della cipolla. La zucca. Aggiungiamo della salvia. Mettiamo della cannella in polvere. Mettiamo del vino bianco. Acqua di cottura. Una pancina di masà. Adesso prepariamo una pastella per friggere i nostri fiori come decorazione sul piatto. Quindi mettiamo dell'acqua frizzante ghiacciata. Aggiungiamo un pizzico di sale e della farina. Ok, è pronta. Quanto tempo si cuoce? Quando cambia colore, appena diventa dorato, è pronto. Oh, il sauce che è! Mettiamo la pasta a cuocere. Dobbiamo cuocere per 5 minuti circa, poi lo scoliamo e lo mettiamo nella nostra salsa. Adesso impiattiamo la nostra chitarra e mettiamo sul fondo la nostra crema di zucca. E aggiungiamo un filo di olio extravergine d'oliva e il nostro piatto è pronto. Wow, c'è ancora. Ci sono dei sapori, dei gusti, dolce della zucca, amarone, della cicoria, dolcetto di pasta. È un abbinamento, è molto armonico. Cavolgiano con un sauce a crema, se ti dai un sauce bene, c'è più ormai. Lo so che ti ho fatto uscire, ma ci metti a dare una saprano, dai. Vuoi vedere mai la vai? Ah, mai! Con te sei nato, sai che? Se non fai che cosa, con un cine. Forse non fai che non ti no. Poi tu sei amore, tu avete già con te. Ciao, sono Ciao. Allora, io e Giovanna abbiamo studiato un cioccolatino con i prodotti proprio tipici della nostra terra. All'interno c'è della confettura di uva.
l'uva di Montepulciano, che sarebbe un vitigno che si coltiva proprio qui nell'Abruzzo. E all'interno c'è lo zafferano che coltiva Giovanna. Quindi abbiamo fatto una confettura con l'aggiunta di zafferano all'interno della confettura. E il cioccolato che abbiamo adoperato è uno dei cioccolati reputati più buoni del mondo. E viene dall'Africa, dall'isola San Tomé. これが世界で最も美味しいと言われるチョコを使ったジョアンナさんのサフランパイケーチョコレートお土産にもすごいいいしプレゼントにもすごいエレガント。もし興味がある方はジョアンナさんのホームページの URL を概要欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。チャオ。